Da questa piazza le donne e gli uomini di CGIL e GUIL vogliono ribadire con convinzione che le politiche di questo paese devono cambiare. Senza lavoro e senza retribuzioni adeguate non saremo mai un paese libero per costruire insieme un paese libero dalla violenza, per esempio, e di tutte le discriminazioni di genere. Questa protesta coinvolge una serie di temi di rilevanza nazionale: sanità, fiscalità, scuola, previdenza, sicurezza sul lavoro, retribuzioni, pari opportunità. La legge di bilancio non c'entra nessuno di questi obiettivi, risulta debole e molto carente, non coglie quelle che sono le reali esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori di questo paese e per questo motivo noi protestiamo in questa piazza perché qualora fosse confermata le condizioni sociali delle lavoratrici e dei lavoratori di questo paese potrebbero cambiare negativamente. Assolutamente come sindacato ci rendiamo conto che i fondi sono esigui. Ma non per questo sulla scuola non si deve investire. Quindi togliere la scuola dai vincoli di bilancio significa non assoggettarla alle politiche restrittive del Paese e anche dell'Europa. La scuola, come la difesa, come la sanità, non possono essere assoggettate ai vincoli economici. Sulla scuola quindi si deve investire, non si deve fare cassa. Nella manovra vengono tagliati quasi 10.000 posti tra personale docente e personale ATA, il tutto giustificato dal calo della natalità. Bisogna approfittare del calo della natalità per diminuire gli alunni per classe. Solo così si può iniziare a creare un futuro migliore per questo paese che passa inevitabilmente dalla scuola. In questa legge di bilancio è stato previsto il finanziamento della carta del personale docente per l'anno scolastico in corso. Ci sono due ordini di problemi. Uno, non si evince se verrà confermato l'importo di 500 euro. Due, ci sono quelli figli di un dio minore. Ci chiediamo perché i supplenti al 30 giugno non debbano beneficiare della formazione e quindi della carta docente e addirittura noi chiediamo di estendere anche al personale, tutto il personale di ruolo, al personale ATA e al personale educatori, che alla pari di tutto l'altro personale di ruolo e personale docente deve avere la possibilità di formarsi. Si parla tanto di formazione in questo paese per la scuola, quando ci sono gli strumenti per farlo non vengono attuati. Quindi finanziare all'interno della manovra un capitolo specifico per destinare la carta docente a tutto il personale della scuola, tutto, compreso il personale ATA, di ruolo e non.